stiamo andando a caricare in alta montagna il legno di castagno. Noi facciamo come lavoro, facciamo travature per tetti, ristrutturazioni in genere. Insomma, da una vita che facciamo questo lavoro. È un po' un lavoraccio però. Quindi diciamo che è quasi tutto fermo. Siamo in una zona che la popolazione sta andando via, è andata già via. Le aziende lavoricchiano, ma il lavoro ce l'hanno talmente poco che c'hanno dei giorni addirittura che neanche lavorano. Perché ormai il lavoro è così. Oggi c'è tanto da lavorare, domani non c'è nessuna commessa, per dire. Cambiamo la giornata, viviamo la giornata. Mio padre è un tipo, è stato sempre grintoso. L'ho visto molto giù. Anch'io, abbiamo sofferto anch'io. Ne abbiamo risentito perché il lavoro non c'era, la vita va avanti. Poi dopo tutto il trambusto che è successo nella zona, quindi è stato un periodo brutto. Il 30 ottobre c'è stata una grande scossa di terremoto e abbiamo vissuto delle ore proprio brutte. Perché tutti che fuggivano, tutto che franava e tutti che scappavano. Oggi il lavoro che ci è rimasto è appunto questo qui, questi lavori di messa in sicurezza di queste case che poi dentro dovranno essere anche abbattute. Prospettive non so, perché quando, se veramente lo Stato assisterà noi, tutta questa gente che è stata terremotata, cioè di lavoro ce ne dovrebbe essere, però dobbiamo stare a guardare e vedere quello che succede. Se giustamente passeranno altri 10 anni e quando lo ricominceranno a costruire, qua penso le ditte non ce la faranno più. Ormai me lo sono inculcato questo lavoro.